Buonasera cari amici, è una buona serata, anche perché oggi abbiamo chiamato questo incontro, Florenzio, in presenza, perché siamo in presenza, lo sto toccando, lo vedo, e nel contempo siamo anche online. Ed è un piacere essere con voi perché è stata veramente una diretta quasi che improvvisa, anche perché ci sono stati, anzi, è un periodo di molto lavoro e stiamo già. Non posso neanche dire che stiamo riprendendo perché non abbiamo mai fermato dopo tutto, però, c'è un po' di fermento, forse si dice così in italiano, ogni tanto mi confondo qualche parolina. Beh, oggi è venuto a trovarci, io ringrazio moltissimo Florencio Anton della pittura medianica per chi ancora non lo conosce, ma io penso che molti di voi avete già avuto il piacere di conoscerlo, poi magari vediamo qualche breve video insieme per comprendere di cosa si tratta di questa facoltà medianica che rende possibile anche l'arte medianica, che è vastissima naturalmente. C'è sia la pittura, ma c'è anche l'arte della scrittura, della composizione musicale. Tutte le forme di arte in qualche modo sono legate alla creazione e da quando è legata alla creazione è come se avesse quasi un filo diretto con il mondo spirituale. Quindi incominciamo subito a parlare di questa tematica che a noi interessa tantissimo. Florencio, quanto tempo sei rimasto alla fin fine senza viaggiare, senza venire andare all'estero, ma anche in Brasile, a causa del periodo della pandemia, perché questo ci ha sorpreso un po' tutti. La pergunta che io faccio per Florenzo, então, è quanto tempo lui ficou sem viajar, sem se deslocare a causa do que nós já conhecemos, de quello che conhecemos que foi a pandemia. E nós passamos 2 anos e alguns meses sem desenvolvermos presencialmente nenhuma atividade pública Nossa! de doutrinário e no sentido mediúnico. Quindi, pensate, è passato 2 anni, più di 2 anni, senza svolgere alcuna attività, nel senso dottrinario, come si chiama in portoghese, e neanche in medianico. È stata una cosa che ha preso tutti di sorpresa, ma una situazione che fu una sorpresa para todos nós, para você também, acredito, no? Sim, é verdade. Conquanto esses processos sejam processos naturais, esperados no sentido biológico que produzem, ou pelo menos poderiam produzir profundas transformações internas e morais, de certa forma são situações inesperadas. E naturalmente nós, como toda a grande parcela da humanidade sofremos das injunções desse período de aprendizado doloroso pelo qual nós todos passamos. Como disse lui, que penso que riassuma tutto il suo discorso, è un periodo doloroso che abbiamo attraversato tutto per certi versi, no? Anche di prova, giustamente perché siamo stati tutti colti di sorpresa e eravamo così, senza parole, perché non sapevamo nemmeno quando tutto sarebbe finito. All'inizio si pensava fosse una questione di pochi giorni, settimane, e siamo stati in balia per 2 anni praticamente. E quindi naturalmente ha sorpreso tutti. E penso che per tutti noi sia un periodo di riflessione, no? Sto dicendo a Florenzo che penso che per tutti noi sia stato un periodo di riflessione. Sim, foi um período de reflexão, como, na verdade, é um convite, se me permite a redundância, um convite para entrar para dentro. Pensa, dice che è un periodo di riflessione, è un invito a entrare dentro, no? Dentro di noi. E de modo a que pudéssemos, com os olhos fechados para as questões, digamos assim, que dizem respeito à vida prática, abrirmos os olhos a partir desse fechar de olhos para a vida prática Pensa, perché chiudere gli occhi per la vita pratica e abri-lo para a vida espiritual, para a vida moral. e aprirlo per la vita spirituale, per la vita morale. E secondo te,
Quante persone hanno capito questo? Secondo você, quantas pessoas compreenderam isso? Essa é uma situação que é praticamente impossível de mensurar. É, sabe, essas Porque pessoas até mesmo, compreenderam é isso, né? verdade, porque até mesmo para nós religiosos, nós que estamos acostumados a pensar reflexiva e criticamente sobre a vida, sobre o viver, sobre o trânsito e os transes da existência, em alguns momentos se torna extremamente difícil, que dirá para outros indivíduos que não estão acostumados a pensar de forma subjetiva. Quindi Florencio dice, se per noi che siamo abituati al mondo spirituale, no? Non è stata una cosa così automatica, eccetera, figurarsi per chi è lontano da questo aspetto, da poter interpretare, perché giustamente noi abbiamo interpretato questo periodo non solo dal punto di vista materiale, umano, ma sapendo che c'è un altro mondo, cioè che no, noi siamo la loro continuazione, per modo di dire, che è il mondo spirituale che, se dovessimo pensare, non è neanche un altro mondo, è il nostro mondo, no? È il mondo di tutti noi. E quindi sapere, immaginare qual era il punto di vista loro, come anche loro stavano vivendo tutto questo. Quindi le loro motivazioni, il loro coinvolgimento, molto spesso, quasi sicuramente, era diverso rispetto a quello nostro, a quello dell'uomo che pensa alla materia, ai problemi quotidiani, eccetera. È Então, vero. nessas alturas, o homem que vai além, porque vai para o lado espiritual também. E uma boa pergunta, agora nós vamos entrar na mediunidade propriamente. Como se manifestaram os espíritos nesse primeiro momento? Ou seja, que você saiba, eles tinham dado já notícias que alguma coisa estava para acontecer ou se comunicaram depois? Ho domandato a Florenzo come si è svolto più o meno questo, no? Se hanno avuto delle notizie prima o se gli spiriti hanno raccontato dopo, come il mondo spirituale si è pronunciato, si è manifestato in questa occasione. Nós pensamos que os espíritos superiores, de uma maneira geral, Noi eles. pensiamo, voglio tradurre bene adesso per non perdere, noi pensiamo che gli spiriti superiori, in un modo generale, Eles possuem o dom da antevisão, hanno il dono della previsione a partir da leitura das probabilidades. a causa della lettura delle probabilità. E diante disso, penso. Esses bons espíritos trataram de sensibilizar os mais diversos médiuns e os mais diversos grupos no sentido E de. a causa di ciò penso che i buoni spiriti hanno cercato di sensibilizzare i medium e anche i gruppi di persone. Ovviamente de uma forma muito sutil e delicada, In un modo molto sottile e delicato. no sentido de nos prepararmos para os dias difíceis que haveríamos de atravessar. Nel senso di prepararci ai giorni difficili che avremo attraversato. É sempre importante dizer que os espíritos superiores Ed è sempre importante dire che gli spiriti superiori são muito discretos no que diz respeito a predições. sono molto discreti in ciò che dice, riguarda le previsioni. E exatamente por isso eles trataram de nos oferecer informações muito discretas, E proprio per questo ho cercato di fornirci delle informazioni molto discrete, tratando de preparar os nossos espíritos para os desafios comuns da existência humana, como é o desafio da pandemia. cercando di prepararci alle sfide comuni della vita umana, così com'è le sfide della pandemia. Perché è una responsabilità per loro anche, né? Causando questo spero. Penso che eles também pensaram nisso, né? Dico che penso che anche per gli spiriti sarà stata una sfida, una cosa delicata, quella di non causarci panico, disperazione, eccetera. E exatamente por isso, os espíritos superiores, os bons espíritos, eles, nas suas mensagens, nós podemos encontrar um cuidado extremo com o bom senso. E i buoni spiriti nei loro messaggi hanno una cura molto particolare. Per non spaventare, per non esagerare. E exatamente por isso, eles são muito discretos e cuidadosos com as informações a respeito do futuro. E per questo sono veramente molto criterioso e cauteloso nelle rivelazioni riguardo al futuro. E sempre nell'ambito medianico, Florenzo, magari mi sai dire meglio tu,
questa tensione degli spiriti, no? Di non essere, non so se si dice, precipitosi o allarmisti, no? Di dire le cose in un certo modo che non causi panico nelle persone. È una caratteristica del mondo spirituale, sottolineando questo, o veramente di alcuni spiriti? Sto domandando se essa è uma caratteristica do mundo espiritual ou de alguns espíritos somente, né? Essa questão de não querer alarmar, de serem mais ponderados, né, na comunicação. Nós precisamos entender de uma forma bem pedagógica, Dobbiamo compreender no modo bem pedagógico. levantando inclusive as informações de Allan Kardec a respeito dos diversos tipos ou classes Ah, é intelectuais e vero. morais dos espíritos. Sto levando anche le informazioni di Kardec sui diversi spiriti, le classi intellettuale e morale degli spiriti. Che pode responder de uma forma bem precisa a essa sua pergunta. E che possono rispondere ben preciso alla domanda che gli ho posto. Naturalmente che os espíritos da terceira ordem ou da terceira classe, aqueles espíritos cujas inclinações para o mal ainda estão muito presentes. Ah, ecco, lui dice che gli spiriti della terzo ordine, che sono gli spiriti ancora un po' attaccati, legati a un livello più inferiore, più basso, per così dire, no? São espíritos muito pouco preocupados com o impacto que as suas informações podem causar na vida Sono umana. spiriti che non si preoccupano molto con l'impatto che le loro informazioni possono causare agli umani. Então, naturalmente, diante de predições do futuro que nos alarmam, de uma forma muito assustadora. E quindi dinanzi alle predizioni del futuro che si allarmano, ci allarmano in un modo anche spaventoso? E cujo critério de pensamento não nos permite, de pensamento crítico, reflexivo e de bom senso, não nos Ok. permite aceitar. E qui che il nostro criterio critico, riflessivo, di buon senso non ci permette di accettare? Seguramente são informações trazidas por espíritos da terceira ordem. E sicuramente sono portate dagli spiriti di secondo ordine, terza ordine, che sono spiriti che sono considerati anche ignoranti, ma non ignoranti nel senso di non riuscire a imparare, ma ignoranti perché ignorano le conseguenze di quello che fanno, di quello che dicono, veramente. Os espíritos da segunda e da primeira ordem são espíritos mais responsáveis. Gli spiriti del secondo e primo ordine sono più responsabili. E esses não trazem informações assustadoras. E queste non portano informazioni spaventose. As suas informações são sempre educacionais. E le loro informazioni sono sempre di educazione, di insegnamento. Buscam trabalhar o coração humano. E cercano di lavorare il cuore umano. Para que este possa assumir de forma autônoma um processo de autotransformação. Affinché questo possa assumere in un modo indipendente un processo di autotrasformazione. E falando em autotransformação, Florência, uma coisa que falávamos antes, né? A importância da nossa transformação, né? No nosso mundo, no nosso percurso. Quindi parlavamo com Florência dell'importanza della nostra trasformazione, cioè del lavoro che dobbiamo fare ognuno di noi su noi stessi. Essa é uma verdade, que, na minha perspectiva, é incontestável. Questa è una verità che nella mia prospettiva è incontestabile. Conquanto esistam alguns processos filosóficos, como, por exemplo, aqueles nascidos do niilismo de Nietzsche, Ci sono alcuni processi filosofici nati da nihilismo di Nietzsche, que questionam a moral che questionano la morale. como sendo uma cadeia criada por uma certa estrutura cultural para sujeitar o homem. Creata come se fosse una catena culturale per soggettare l'uomo, cioè proprio imbrigliarlo, se fa per dire. A grande maioria dos processos filosóficos são muito favoráveis a essa ideia de autotransformação. La grande maggioranza dei processi filosofici sono favorevoli a questo processo di autotrasformazione. Nós poderíamos, inclusive, falar de uma perspectiva filosófica que se chama filosofia perene. Ah, si può parlare anche di una prospettiva di filosofia che si chiama filosofia perenne. Da qual penso o Espiritismo
faz parte. Ah, da quale penso che l'espiritismo ne faccia Ou a parte. filosofia espírita faça parte. Oppure la filosofia spiritista ne faccia E parte. todos esses processos filosóficos nos fazem pensar sobre a necessidade da autotransformação. E tutti questi processi filosofici ci fanno pensare della necessità dell'autotrasformazione. Che inicia-se a partir do reconhecimento de si mesmo. Che ha inizio dalla riconoscenza di se stessi. Da identificação da sua sombra, já que no sentido psicológico. E nel senso psicologico della nostra identificazione con la propria ombra, E a iluminação da mesma, illuminazione della stessa. a fim de que nós possamos alcançar outros estágios de existência. Affinché possiamo raggiungere altri stadi di esistenza. Vivermos a vida material Quindi vivere la vita materiale sem desconsiderarmos o fato de que somos espíritos. senza perdere la considerazione del fatto che siamo spiriti E que o mais importante na vida do espírito e che il più importante nella vita dello spirito é o afeto che ele cultiva. è l'affetto che coltiva. E que o nosso ponto principal, o nosso objetivo, o nosso. Como eu poderia dizer? O nosso alvo, E la nostra meta si potrebbe dire? como nos fala Paulo de Tarso, prossigo para o alvo. Come diceva Paulo di Tarso, io proseguo verso la meta. É o amor de Deus. È l'amore di Dio. Uau! Você me deixa um pouco sem palavras, porque quando você fala assim, é o amor de Deus. E aí vou perguntar uma coisa que é fácil, mas é difícil, mas que é perceber esse amor de Deus? Nós, humanos, já percebemos, você acha? De modo geral, né? Cada pessoa é cada pessoa. Nós somos realmente cientes? Será que somos cientes do amor de Deus? Eu detto che quando lui ha parlato dell'amore di Dio, mi è venuto da domandare, ma noi siamo veramente consapevoli? Come percepiamo questo amore di Dio? Perché di Dio se ne parla sempre nella nostra umanità, anche con nomi diversi, nelle diverse filosofie. Ma molti vorrebbero davvero, diciamo così, toccare con mano, sentire questo amore, perché già che noi stiamo andando, camminando verso questo amore, no? Os espíritos disseram para Allan Kardec, em uma determinada oportunidade, que as leis de Deus estão escritas na consciência. Sì, gli spiriti dissero a Allan Kardec in un certo momento che le leggi di Dio sono scritte nella coscienza umana. E disseram em outra oportunidade que os maiores problemas da humanidade são causados pelo egoísmo e pelo orgulho. E in un altro momento hanno detto che i più grandi problemi dell'umanità sono causati dall'egoismo e dall'orgoglio. O amor de Deus dà sempre. L'amore di Dio dona sempre. E, naturalmente, o estado de conexão com Deus é um estado de vivência plena da amorosidade. E naturalmente lo stato di connessione con Dio è uno stato di coscienza plena o piena dell'umanità, De vivência da amorosidade. di vissuto dell'amorosità. Desse modo, penso che quando vivemos uma vida egoística e orgulhosa, nós estamos afastando das leis, afastados da lei de Deus. Penso però che quando viviamo in modo egoistico, noi siamo allontanati dalla legge di Dio. Afastados da plenitude amorosa do Criador. Allontanati dalla plenitudine amorevole del creatore, Então, se fizermos della pienezza, per modo di dire. Ah. uma análise muito superficial do que acontece com a humanidade, Se dovessimo fare un'analisi anche superficiale di ciò che avviene con l'umanità, é fácil deduzir que estamos afastados de Deus. è facile dedurre che ci siamo allontanati da Dio, Muito embora Deus esteja sempre presente. nonostante Dio sia sempre presente. Então, penso que a função da religião Quindi penso che la funzione della religione seria esta, esattamente, di nos lembrar a todo instante da necessidade di ricostruirmos as pontes na sarebbe quella direção do di Criador. ricordarci tutto il tempo di ricostruire il ponte con il creatore. Wow! E parlando di wow, c'è un commento qua che dice proprio wow,
Wow, non siamo molti, sono tra i poco fortunati. Grazie. Marco Furlone. Senti, Marco, è successo che noi ogni tanto ci lasciamo prendere dall'intuizione del momento e decidiamo di fare appunto una live come è successo oggi. Anche perché sappiamo che poi rimane registrata, altre persone potranno guardare in altri momenti. Quindi chi deve guardare adesso guarda di sicuro, oppure qualcun altro passeggiando nel web troverà un link nostro e guarderà e va benissimo anche così. C'è quell'espressione che dice, no? Carpe diem. Colli l'attimo. Noi oggi abbiamo colto l'attimo, che eravamo qua, e anziché registrare e poi mandare online, abbiamo deciso no, facciamo un online, perché se ci fosse solo una persona che si collega e che magari è in contatto con noi, saremmo in compagnia, sarà molto più bello che non essere da soli in una registrazione. E quindi Marco, se tu avrai qualche domanda, non so se tu conosci qualcosa anche riguardo la pittura medianica, faccio pure la tua domanda e andiamo avanti con le nostre anche considerazioni qua con Florenzio. E sai perché, Florenzio, o che eu gosto de falar com você hoje é isso, de poder falar de temas aparentemente comuns, né? Mas que nos tocam a todos. Porque eu sei e imagino que a maioria das pessoas, talvez com você, fale sobre a pintura mediúnica, naturalmente. Mas atrás da pintura mediúnica tem toda uma construção. Tem todo um ser humano, tem toda uma história, não é só a pintura. A pintura é muito mais, às vezes, eu acho, do que pode aparentemente, né, nos indicar. Então, eu te agradeço muito por essa oportunidade de estar batendo esse papo contigo, assim, a 360 graus. E estou dizendo a Florencio que estou adorando essa possibilidade de falar com lui a 360 graus, porque normalmente as pessoas, quando falam com lui, quase sempre é riguardo alla pittura medianica. E não é que não abbia importância, há muita importância na pittura medianica, mas eu estou dizendo que dietro ao medium da pittura medianica c'è anche molto di più. Una persona estremamente sensibile, studioso, e penso sia bello poterlo conoscere anche da questo aspetto. Vediamo qua chi è arrivato con noi. C'è Gustavo. Cosa dice Gustavo qua? Dalla Spagna ci stai guardando? Wow! Grazie Gustavo. E guardando Gustavo Andrade, io conosco molto bene. Forse c'è anche la sua sposa Maisa da queste parti, da qualche parte. Piacere di vederti, Gustavo. Grazie mille della tua presenza, della tua partecipazione. E poi abbiamo qua Milena Tamara. Ciao Milena, come stai? Guarda che non ti abbiamo visto questo mercoledì, quindi affrettati finché c'è la pittura medianica, mi raccomando. Perché forse non c'eri ieri, ma la faremo, o meglio, rifaremo, farà lui ovviamente. Venerdì in presenza. Ecco, già dico ai nostri amici che sono con noi che venerdì rifaremo ancora la pittura medianica. Ieri è stato un successo, è stato troppo bello e quindi rifaremo anche venerdì. Quindi Milena, se poi viene, non mancare. Poi vedo che c'è anche Rosy. Rosy, solo tu per fare questa domanda. Ma intanto lascia rispondere a Florenzo, nonostante tutto. È una nostra amica brasiliana che sta da. Rosy sta in un lugar che si chiama Angera. Rosy, anche tu, muoviti, vieni a vedere la pittura medianica dal vivo in diretta, non solo online. A risposta, Rosy. Nunca se sabe. Rose, Allan Kardec, lá no livro dos Médiuns, Allan Kardec, no livro dei médium. catalogou dois blocos de efeitos inteligentes e de efeitos físicos. Ha catalogato due blocchi di effetti intelligenti e effetti fisici. E dentro desses, ele subdividiu em 100 categorias. E tra di loro lui li ha suddiviso in 100 categorie. Uma delas é a dos médiuns, pintores e desenhistas. Una di queste è dei medium pittore e disegnatore, penso che sia. Sendo a faculdade mediúnica um processo fisiopsicológico e espiritual presente na criatura humana, Descendo la facoltà mediana con un processo fisio.
psicológico e fisiopsicológico espiritual e spirituale da creatura umana. Della creatura umana. E dice quasi uguale anche in italiano, ok? È di si pensar. Quindi, di conseguenza, si pensa e si deve pensare. Que nesse sentido, muitos outros médiuns pintores devem existir. Che in questo senso molti altri medi pittori devono esistere. Alguns, inclusive, que são médiuns inconscientes. Alcuni sono anche dei medium inconsapevoli. Ou seja, eles são médiuns, mas não sabem que são. Ovvero, sono medium, ma non sanno di esserlo. Agora, no movimento espírita em si, Nel movimento spiritista di per sé. movimento espírita e espiritualista, desde o século XIX, a gente já tem notícias de médiuns desenvolvendo essa atividade de forma mais sistemática. Già dal secolo XIX abbiamo notizie di medium che sviluppano questa modalità in un modo più sistematico. Allan Kardec na revista Espírita Allan Kardec, nella Revue Spirite, traz-nos muitas informações a respeito de médiuns pintores. ci portano molte informazioni riguardo ai medium pittori. No Brasil, nós temos vários. In Brasile ne abbiamo diversi. Na década de 50, nós tivemos Dinorá de Simas Enéas. Negli anni 50 c'è stata Dinorah. Nós tivemos o Carmine Mirabelli, que era um médium de origem italiana. Carmine Mirabelli, É bellissima la muito sua storia, querido, sì. uma história belíssima. Di origine italiana, appunto. Era médium, ele era médium pintor, embora não fosse espírita, era médium pintor. Lui era medio pittore, nonostante non fosse spiritista. A mediunidade de pintura atinge, digamos assim, o seu ápice com Gasparetto. La mediunità di pittura arriva proprio al suo apogeo, diciamo, con Gasparetto. E depois disso nós temos, depois de Gasparetto, nós temos Mariluza, Moreira Vasconcelos, nós temos Solange. E poi c'è stato anche Marilusa Vasconcelos, poi c'è anche Solange. Lá na Bahia nós temos o José Medrado, eu Na próprio. Bahia c'è José Medrado e anche Florencio. Então já temos aí uma boa centena de médiuns pintores desenvolvendo essa E c'è atividade. una centinaia di medium che sviluppano questa attività. Quindi, Rose, ce ne sono, ce ne sono. Allora, io potrei solo aggiungere che li sviluppi in un modo consapevole e con determinata disciplina, con una finalità, eccetera, eccetera, questo sono pochi. Quindi la facoltà può essere di diversi, ma poi il modo come la affrontano, come la utilizzano è che fa la differenza. E quindi in questo caso si potrebbe dire che ce ne sono pochi. Anche in Brasile ce ne sono, si contano quelli che lavorano attivamente, che si presentano dinanzi al pubblico e già colgo l'occasione per dire un'altra cosa ancora, che si fanno anche studiare e ricercare, perché ancora oggi, nonostante tutto, a volte è necessario comprovare la facoltà medianica e anche questo tipo di facoltà umana e far sì che la scienza possa studiare per poter lasciare una traccia reale di ciò che è successo. Sappiamo che da sempre l'uomo cerca di studiare la facoltà medianica in tutti i modi e molti negli anni hanno cercato anche, in un certo senso, di dire non è vero. C'è l'imbroglio, lo si dica il caso italiano di Eusapio Palladino che hanno provato di tutto per screditarla, eccetera, no? Quindi io penso e pensiamo che giustamente in questo caso anche oggi in giorno le persone vorrebbero, alcuni in particolare, comprovare e quindi non tirarsi indietro e avere anche, cioè dire va bene, io ci credo in quello che faccio. Comproviamo, facciamo, non sia da tutti, non siano tutti che abbiano questa occasione. E Florencio, você fez isso mais de uma vez, no? Florencio l'ha fatto questo più di una volta. É Vuole verdade. raccontare qualche passaggio, per Eu esempio? tenho intimamente uma crença, Intimamente ou um credo? a de que os eu sou acadêmico, eu sou cientista. Io sono un accademico, sono un scienziato. Então eu penso e estou trabalhando para trazer a temática da espiritualidade ao campo frequentemente materialista da ciência. Io sto lavorando per portare questo campo della medianità direttamente nel campo della ricerca della scienza.
E desse lugar eu penso que o médium de exercício público E penso, portanto, que o médium que faz demonstração pública deve estar disponível à ciência. deve ser disponível, render-se disponível à ciência. Por isso eu nunca recusei nenhum tipo de pesquisa séria. Per questo non ho mai rifiutato alcun tipo di ricerca che fosse fatta bene, che fosse seria, Protocolada em comitês de ética. con un protocollo in un comitato di etico. E até o presente momento, os resultados têm sido bem interessantes. E fino al presente momento i risultati sono stati molto interessanti. E eu estou sendo atualmente investigado Attualmente proprio mi stanno facendo un studio, una ricerca, por um grupo do doutorado de difusão do di conhecimento. un gruppo di dottorandi della conoscenza, Da Universidade Federal da Bahia. proprio dell'università del mio stato, cioè di Bahia. Eles estão estudando redes cerebrais e mediunidade. Loro stanno facendo un studio di reti cerebrali e medianità. Os resultados preliminares foram interessantes comigo. E i risultati fino adesso sono stati molto interessanti con me. Durante o trabalho, de fato, o meu cérebro está adormecido. È stato comprovato che durante la pittura, durante il lavoro medianico, il mio cervello è come se fosse addormentato. Assume um padrão que a gente que se chama padrão delta. Entra in un stato che noi chiamiamo delta. E as redes cerebrais que são produzidas pelo espírito durante o processo do transe, E le reti cerebrali che vengono prodotte dagli spiriti nel processo della trance. são completamente diferentes das redes cerebrais que fazem parte da minha estrutura, digamos, elétrica. Sono completamente delle reti cerebrali che fanno parte della mia struttura elettrica, No estado de vigília. quella che ho nello stato vigile. Então eu sou a favor da pesquisa científica. Quindi io sono favorevole alla ricerca scientifica. E convido os médiuns de exercício público a participarem delas. E invito anche i medium che fanno dimostrazioni pubbliche a sottomettersi e a partecipare, perché è sempre una cosa importante poter lasciare qualcosa davvero, cioè di comprovato, di scritto, che non ci siano dei dubbi, no? È verdade, além do che as próprias pesquisas podem nos auxiliar nesse processo di autoconhecimento. Oltre a quello che queste ricerche possono aiutarci nel nostro processo di autoconoscenza. E voilà. Allora, c'è un commento di Marco Furlone. Non so se riuscirò a leggere. Vediamo qua. Sto studiando ora Kardec. Bene, e sto iniziando il quarto volume, la Genesi. Mi piacerebbe poter conoscere altre persone che studiano lo spiritismo, ma il mio tempo nel nord Italia per un po' è scaduto. Marco, io non ho capito cosa vuol dire che il tuo tempo nel nord Italia è scaduto. Se vuoi essere per caro, esistono centri in zona di Assisi? Wow, Marco, ma tu sei nella zona di Assisi? Perché la zona di Assisi non è nord ancora, è già sotto dalla parte di Firenze, Toscana, eccetera. Allora, in Italia di gruppi attivi in presenza, già faccio, sono obbligata a fare questa precisazione, attualmente non sono molti, perché dopo la pandemia molti sono rimasti e hanno proseguito con il lavoro online. Quindi di gruppi che fanno del lavoro online ce ne sono diversi, gruppi che fanno lavoro in presenza un po' meno, e nella zona di Assisi io personalmente non conosco. Conosco sia Firenze, però non è indietro l'angolo, ma però è di quelle che io conosco più vicine. Beh, c'è anche a Roma naturalmente, ma Assisi prettamente non lo so. Quindi non si sa mai, Marco, tu stando lì, perché non apri tu? Non inizi un gruppo di studio a Assisi? Chi lo sa? Tutto è possibile. Se vuoi metterci in contatto con noi, scriverci anche nel nostro WhatsApp, nella nostra mail, magari possiamo approfondire la tematica. Allora, poi c'è Marlene Britto, vediamo cosa ci dice Marlene, che cos'è? Zona Leste, Santana. Wow, temos gente de Zona Leste, Santana, Brasil. Que bacana, tô gostando de ver. Sabe, porque Marlene, nós estamos aqui na Itália, você deve saber, apesar de estarmos falando em português. Quindi abbiamo anche degli amici del Brasile, ci fa molto piacere. Grazie della presenza. Poi qua c'è Alessandro, ma non riesco a leggere completamente qua quello che dice Alessandro.
Ciao, molto interessanti. Mi chiamo Alessandro Norsa, sono italiano e sto facendo una ricerca in questo tema. Sarebbe interessante poterti contattare. Wow! Alessandro, poi ci puoi scrivere. Noi lasciamo qua perché non c'è nessun mistero. Il WhatsApp è il nostro WhatsApp. Quindi scrivo qua. Sì. Se volete contattarsi, domandare o quindi fare questo commento per quanto la ricerca o altro, 366, ecco, abbiamo messo qua il nostro WhatsApp, quindi potete scrivere, non si sa da cosa nasce cosa. Ma a questo punto io mi sto domandando, se voi che vi state seguendo adesso, avete mai visto la dimostrazione della pittura medianica? Ta-ta-ta-ta. Cioè, il problema nostro della dimostrazione della pittura medianica è che sono stati fatti dei servizi molto belli anche della TV italiana, ma non sempre possiamo divulgarli. Hanno un problema di copyright, eccetera, no? Anche se poi chi è davanti alla camera è lui, fa lo stesso, nella trasmissione non sempre si può. E ci sono alcuni video poi che abbiamo registrato noi negli incontri che facciamo. Quindi se trovo qualche video che possa condividere con voi, ben volentieri, mi raccomando, poi andate a guardare perché insomma sono davvero molto interessanti. Io adesso metterò sempre qua nel nostro link qua sotto che potete ricevere per vedere un link sulla pittura medianica, così potete guardarlo. È un servizio che abbiamo pubblicato giustamente con Florence Anton. E quindi potete guardarlo dopo. E poi se troverò un altro nel frattempo che parliamo qua, vi faccio vedere e così commentiamolo insieme. Perché come diceva Florenzio, io mi auguro che lui continui a dipingere ancora per molto. Il lago. Sapete perché? Sono, ragazzi, credetemi, mi è venuto un colpo. 32 anni che Florenzo fa la pittura medianica. Ci sono rimasta, davvero, ancora adesso. 32 anni. E pertanto non vorrei però che andasse subito in pensione, quello che voglio dire, perché io penso che il nostro mondo si andrà aprendo a questo pian piano. E mi piacerebbe che lui fosse ancora qui per testimoniare quando dovesse arrivare questo momento. Se sono intendendo agire cinque Sì, sensi. quindi. Perché io considero Florenzo dopo Gasparetto, quello che ha più portato la pittura medianica fuori dal Brasile, nel mondo. E sarebbe bello che tu potessi essere qua quando finalmente sarà una cosa che arriverà alle persone e arriverà a quello che sono i tuoi propositi, quello il tuo intento interiore, no? Io spero. Che non ci vogliono ancora 100 anni, voglio dire, no? Eu espero que dentro de pelo menos mais 20 anos, se Deus assim entender, eu possa ficar aqui na Terra. Io spero che entro 20 anni, se Dio pensare che possa essere ancora sulla terra, Eu tenha a feliz oportunidade abbia ancora la felice opportunità de ver que os nossos esforços não foram em vão. di vedere che i nostri sforzi non sono stati invano. Perché voi potete ben immaginare, leggendo, informandosi della nostra storia, quante persone hanno a volte screditato, ridicolizzato, cercato di sminuire la medianità di per sé. Anche quella che, come la pittura medianica, che a probatoria non c'è, come non credere, no? Però se uno vede è un conto. Se uno non è presente, sente parlare, ha sempre o potrebbe avere il dubbio. Non sono tutte le persone che ci credono così, quindi sperare che ci sia un giorno che le persone siano veramente consapevoli di questa realtà e quindi possono guardare, ma non come chi dubita, ma con piacere, con ammirazione, no? Come condivisione. È questo che vorrei vedere questo giorno che arriva finalmente. Eu penso de fato que nós estamos experimentando um processo de transição de uma visão materialista de mundo para uma visão
spirituale. Io penso che stiamo vivendo una fase di transizione, di una veduta materialista a una veduta spiritualista. Porque a análise que eu faço é que o posicionamento materialista já não responde mais aos anseios humanos. L'analisi che faccio è che il posizionamento materialista non risponde più alle necessità umane. Então, nós estamos nos voltando para a busca das vivências espirituais. Quindi ci stiamo voltando verso la ricerca delle vivenze, il vissuto spirituale. Inclusive a própria ciência, que foi e ainda é, obviamente, na ciência clássica, frequentemente materialista, muito reducionista. Anche nella scienza classica, che è stata molto materialista, riduzionista. E nós já temos aí na ciência desde a década de 50. Abbiamo nella scienza fin dalla decade degli anni 50. Precisamente em 1947, lá no Brasil, por exemplo, com o primeiro artigo científico publicado sobre espiritualidade. Precisamente nel 1947, con il primo articolo scientifico pubblicato sulla spiritualità. E de 1947 até os dias de hoje, o que nós percebemos é que o campo científico cada vez mais se abre para pesquisas nesta área. E da allora percepiamo che il campo scientifico si apre sempre più per la ricerca in quest'area. Inclusive, alguns cientistas brasileiros publicaram recentemente. E compreso con i ricercatori scienziati brasiliani hanno pubblicato di recente Em conjunto com mais de uma centena de outros cientistas mundiais, um manifesto. insieme a un altro centinaio, no, di ricercatori un manifesto Que se chama Manifesto por uma Ciência Pós-Materialista. che si chiama Manifesto per una scienza post-materialista. Então, nós estamos percebendo esforços nos mais variados lugares Quindi percepiamo questo sforzo nei più svariati luoghi para que essa nossa cultura materialista seja transposta. affinché questa nostra cultura materialista sia E eu espero que, pelo menos em 2 décadas, nós já tenhamos. Io mi auguro che almeno in 2 decadi già possiamo. Já tenhamos digamos, uma cultura diferente no que diz respeito à questão da imortalidade da alma. Che possiamo avere una cultura diversa in ciò che concerne la veramente l'immortalità dell'anima. Ecco, io ho trovato un video non recentissimo e sono di 7 anni fa. Wow! Durante una pittura di Florenzi, vi farei far vedere che è molto carino. Aspetta, 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 così facciamo questa sorpresa anche a Florenzo che lo vedrà insieme a noi perché continuiamo a volte a ricordarsi delle cose. Quindi vi faccio vedere, non so tutto perché sono 9 minuti di video, però vi posso mandare anche il link, tanto è un video che si trova anche nel nostro canale di YouTube. È dimostrazione della pittura di una tela, ma giusto per chi non l'ha mai visto, per avere un'idea di quello che accade, ok? Durante la pittura medianica. Vediamo allora se. Vediamo qua che in questa finestrella, che cerchiamo di aumentarla qua, in modo che possiamo vederla per benino. Ups, calma, ecco, senza disturbarci più di tanto. Eccoci qua. Quindi vediamoci insieme questo video. Thank you.
Thank you.
E voilà. Come vi è sembrata questa pittura? Guarda, ci stupiamo anche noi perché giustamente è una cosa di molti anni fa, di una velocità notevole, un numero di dettagli impressionanti in quel vaso di fiori, no? E quando si, infatti dicevamo, quando si pensava che era finito, stava finendo, c'era ancora un piccolo dettaglio. E tutto questo in 9 minuti. Benvenuti. Che cosa sono i 9 minuti? Non facciamo niente in 9 minuti. Come si può pensare di dipingere una tela così complessa, con tanti dettagli, in 9 minuti? Essa è una das evidenze da pittura mediunica. Questa è una delle evidenze della pittura medianica. E associadas a essa, tem a questão da não mistura das cores. E associata a questa, c'è la questione della non mescolare dei colori. A assinatura che permanece a mesma. La firma che rimane quella dell'autore originale. È possibile, inclusive, fare una analisi grafotecnica. È anche possibile fare una analisi grafotecnica, cioè la firma della tela fatta attraverso Florenzi, quella dell'autore in vita. O Luiz Rivas, que é um licenciado em artes, uhum, lá no Brasil, ele desenvolveu uma pesquisa em cima da pintura mediúnica. O Luiz Rivas, que é stato con noi altre volte, ha sviluppato justamente una ricerca proprio sulla pittura. E ele fez uma análise comparativa das assinaturas. Facendo un'analisi di paragone tra le firme. E foi e a verossimilhança, a semelhança entre as assinaturas é muito grande. E la somiglianza tra le assinature, tra le firme, è molto grande. È veramente incredibile. Quindi mi auguro che vi sia piaciuto. La nostra ora è già passata, già va oltre, incredibile. Sono già 22:39
E spero che possiate stare con noi in uno di questi incontri. Ricordate che il link che ho mandato già è abbastanza esplicativo sulla pittura medianica, che cos'è, quando Florenzo ha iniziato. C'è già una serie di informazioni per questo che non abbiamo parlato oggi, perché trovate anche nel video. E abbiamo ancora un giorno, perlomeno ancora un giorno di pittura, che sarà domani sera. Quindi chi è interessato a partecipare in presenza, poi scriverci che mandiamo il link, ok? Oppure online. Non abbiamo ancora deciso quale sarà il link online, ma se abbiamo dei candidati a seguire la pittura domani, fatecelo sapere, che poi vi facciamo avere il link e la partecipazione. Quindi vedo qua che ci saluta Milena. Dai, Milena, date una mossa, vedi se ci fai vedere domani sera, che ci farà piacere. Salutiamo tutti gli altri nostri amici. E chissà mai che prima ancora che Florenzo torni in Brasile o prosegua, facciamo un'altra incursione così di una live, una live in presenza come abbiamo fatto oggi. Quindi grazie a tutti, buona serata, buona continuazione, non so che Um complimentare. abraço a todos, muito obrigado por estarem conosco. Un abbraccio a tutti, Florenzo ti abbraccia, io vi ringrazio e a molto presto, come direbbe un mio amico, Dio volendo, a prestissimo. Grazie mille, buona continuazione a tutti. Grazie, grazie, grazie.